E sono arrivati a destinazione, dopo un viaggio di 1600 chilometri, i medicinali acquistati nelle farmacie di Aset a favore del popolo ucraino. Alla guida del convoglio, Saverio Olivi e Moreno Belli del CB Club Mattei, che sono partiti ieri dal CODMA di Rosciano a Fano, ad attenderli anche i responsabili del Rotary locale. Allora ci colleghiamo adesso con Zamość, città della Polonia, dove vedo già collegato appunto Saverio Olivi con la sua ospite, che è la signora Anna del Rotary locale. Buonasera a tutti e due. Allora, innanzitutto, come va Saverio? Avete consegnato tutti i medicinali? È andato tutto bene? Sì, Marco, sì, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori. Sì, siamo arrivati questa mattina intorno alle 10 presso i magazzini del Rotary, abbiamo scaricato il tutto e poi siamo ospiti appunto di Anna, che è stata tra l'altro la prima presidente qui del Rotary. Il viaggio è andato tutto bene, senza problemi. Non ti nascondo che siamo vicini al confine, una cinquantina di chilometri, sentiamo passare in pratica ogni tanto quegli elicotteri dove trasportano persone. Qui ci sono già i militari della NATO, abbiamo fatto un giro in città, li abbiamo visti in pratica e incontrati. Una cosa che ci ha fatto, ad esempio, attraversando la Repubblica Ceca non ci hanno fatto pagare il pedaggio autostradale. Qui in Polonia, al posto sull'autostrada, anziché essere scritto l'obbligo di catene, c'è scritto solidari con l'Ucraina. È tutto un ambiente particolare. Comunque è andato tutto bene e Anna adesso vi dirà, perché questi medicinali che noi abbiamo portato hanno una destinazione ben precisa, sono stati richiesti da un ospedale e quindi si verranno da fare per farli arrivare proprio in quell'ospedale. Ecco, allora la domanda gliel'hai già fatta tu, Saverio. Buonasera Anna. Ecco, ci dice come si sta muovendo un po' il Rotary lì in Polonia per aiutare la popolazione dell'Ucraina. Buonasera a tutti. La Polonia, il Rotary Club in Polonia si stanno muovendo molto, c'è un movimento molto accelerato e molto forte. Cerchiamo di aiutare più possibile, il nostro aiuto più che altro è mirato sull'aiuto ai feriti, ai giovani, ai ragazzi, alle donne che hanno dovuto partire e scappare dall'Ucraina. Sono tanti rifugiati qui a Zamość, cioè non solo in tutta la Polonia, sono quasi 2000 dei rifugiati. Noi portiamo aiuto anche in questo senso, che gli ospedali non hanno i medicinali, non hanno con che curare le persone che sono ferite o sono rimaste vittime di questo intervento della Russia su ucraini. Cerchiamo di portare i medicinali in modo più sicuro, perché vogliamo che siano mirati proprio agli ospedali che ci hanno fatto delle richieste, ci hanno mandato delle liste dei medicinali di quali hanno bisogno, di quali mancano. È per questo che l'aiuto che dà Italia, l'aiuto che dà Urbina, l'aiuto che dà il Fano, per noi è molto molto importante, perché è un aiuto mirato e aiuto che può dare doppio aiuto, cioè aiutare veramente le persone che hanno bisogno. E sono convinto che la solidarietà continuerà e gli aiuti continueranno anche da qui. Grazie a Saverio Olivi, grazie a lei signora Anna, buon lavoro e buon rientro alla Protezione Civile di Fano. Grazie.